Oggi voglio occuparmi di un tema particolare, Taranto e la legalità. Gli ultimi accadimenti la dicono lunga sulla illegalità diffusa che si sta verificando a Taranto, e l'episodio che mi ha fatto davvero riflettere è l'aggressione subita da parte dei calciatori del Taranto ad opera di teppisti. Perché quelli non possono essere definiti tifosi, quelli sono teppisti delinquenti, quella rappresenta la feccia della realtà tarantina ed è giusto che sia perseguita senza se e senza ma. In quest'ottica anche la mia solidarietà alla presidenza, alla proprietà del Taranto e ai giocatori stessi ovviamente, nonché ai tifosi di buona volontà che possono anche gridare, urlare, bestemmiare allo stadio, non si dovrebbe bestemmiare per carità, però rappresentano la parte sana. Ma torneremo a questo episodio, ma è stata questa la goccia che ha fatto traboccare il vaso, è stata questa la circostanza che mi ha spinto a parlare di legalità a Taranto, una legalità in tantissime zone della città praticamente inesistente. Vedete i venditori abusivi, gli ambulanti, li vedete sparsi nel centro e nelle periferie. Vedete quelle strade, quelle vie, quei marciapiedi completamente invasi da mercanzia di varia natura. Penso a via Temenide, penso a via Mazzini. Domanda, signor questore, signor prefetto, comandante dei vigili, ma in quelle zone, mi domando, voglio sapere, per quale motivo non si interviene? Perché non si prendono provvedimenti idonei? Giusto per capirlo, perché se no rimane nel cittadino la domanda che ci sono i dritti e ci sono i fessi. Ma proseguiamo, andiamo oltre. Basti camminare per strada e noi troviamo i venditori di cozze, di frutti di mare, sotto il sole, con acqua sporca e putrida. Però poi si va giustamente dal negoziante, si va giustamente dall'attività commerciale, dal ristoratore e la ASL, le varie squadre deputate dalla polizia municipale vanno a fare i controlli, giusto, sacrosanto, è doveroso che si compiano questi controlli, ma mi domando perché tanto rigore nei confronti dei fessi, tra virgolette, e invece tanta leggerezza nei confronti degli abusivi che proprio la fanno sporca, la fanno alla luce del sole e nessuno dice niente e nessuno fa niente. È una città esasperata che sta esplodendo ed implodendo, per non parlare poi del caso di coloro i quali occupano abusivamente plessi, abitazioni, vuoi di proprietà privata, vuoi di proprietà comunale o comunque di altre realtà, altri enti a ciò preposti, penso allo IACP, oltre dicevo alle case comunali. E avete visto la polemica che si è creata con gli extracomunitari, la zona Bestat, via Plinio è andata in rivolta al pensiero che in certe aree potessero essere allocati extracomunitari, appunto la cui presenza e permanenza in quelle abitazioni sarebbe stata gestita da cooperative. Il bello è che molti di quelli che inveivano e si ribellavano sono proprio persone che vivono nella completa illegalità, quindi un illegale decide di farsi giustizia da sé, una persona che versa nell'illegalità e ha tutto un suo modo di vedere la legalità a proprio uso e consumo. Poi ci sono quelli che non pagano le tasse, non pagano l'acqua, insomma, però vogliono i loro diritti, anzi non, è giusto che vogliano e pretendano i propri diritti, ma poi si trasformano da vittime in carnefici perché poi danno addosso all'extracomunitario. Io parto da un presupposto che certamente è giusto dare
innanzitutto ristoro e spazio agli italiani, però certe forme di razzismo preconcetto, figlio e frutto dell'ignoranza, non lo ammetto. Tanto più se a rivendicare certe posizioni, ripeto, sono persone che versano nella più completa e assurda illegalità. Non tutti i manifestanti, ma buona parte di essi, vi posso dire che quantomeno nella migliore delle ipotesi vivevano e vivono borderline rispetto alla legalità, per non dire che affondano e affossano gambe e piedi proprio nella illegalità più completa. E poi ho detto l'episodio del Taranto, dell'aggressione perpetrata ai danni dei giocatori, una violenza inaudita. Non basta dire sì, ma questo accade anche in altre parti d'Italia. Certamente accade ed è un fenomeno deprecabile, ma non può essere assolutamente una giustificazione. Certo è il fatto che è davvero triste vedere l'immagine di Taranto deturpata, vedere i principali quotidiani che titolano con caratteri cubitali quanto accaduto allo stadio Erasmo Iacovone. Grazie a Dio non sono questi i tifosi del Taranto, questi sono, come detto, dei facinorosi, però bisogna intervenire. E qui io mi rivolgo non solo alle forze politiche a livello locale, a livello regionale, ai nostri parlamentari, ma mi rivolgo alle forze dell'ordine, massimo rispetto per quello che fanno i carabinieri, fa la questura, fa la prefettura, massimo rispetto, sono uomini di Stato che veramente spendono l'anima, però evidentemente qui per quanto riguarda la criminalità a Taranto il fenomeno non riesce a essere gestito come si deve, forse occorre sedersi a un tavolino e coordinare le proprie forze, perché quando si verificano più episodi uno dietro l'altro, evidentemente qualcosa non va. E allora, signori delle forze dell'ordine, capite dove avete sbagliato e dove state continuando a sbagliare. Ah, prima di chiudere, un altro pensiero. Ma avete visto la città, soprattutto il borgo, che dalle 17 in poi praticamente è piena di parcheggiatori abusivi? Pensate un po', andate in via Pitagora e partite dall'altezza della 25 luglio e andate fino al ponte Girevole. Non troverete un ausiliario del traffico, ma troverete onde di parcheggiatori abusivi. Il cittadino non sa, va lì e deve pagare a doppio, deve pagare per stare sulle strisce blu e deve pagare il famoso caffè al parcheggiatore abusivo. Questa è Taranto, cari signori, cari rappresentanti delle forze dell'ordine, cari soggetti istituzionali. E poi abbiamo visto quello che accade allo stadio, ma non è nulla di nuovo, è tutto un continuum. Alla prossima, senza bavaglio. Senza bavaglio, informazione libera, sempre.